Alberto Cora e sono referente per la didattica e divulgazione dell'Osservatorio Astronomico di Torino, che è uno degli osservatori astronomici che fa parte dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Da qualche anno le attività di didattica, ma soprattutto quelle di divulgazione, sono state implementate con un progetto nuovo che si chiama Astronomia in Rete. Il progetto Astronomia in Rete per la divulgazione scientifica, finanziato dalla Regione Piemonte all'interno del piano di attività Territori Digitali, ha visto CSP al centro di una rete di osservatori in un'attività di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche per la didattica in ambito astronomico. In questo progetto non ci siamo solo noi, ma ci sono altri due osservatori astronomici a livello regionale, che sono l'osservatorio di Alpette e l'osservatorio di Luserna San Giovanni, con i quali noi stiamo facendo delle attività sul territorio, su vari tipi di manifestazioni, sullo stile Moon Watch Party che oramai facciamo annualmente, con altri impatto sul pubblico, infatti abbiamo dei notevoli riscontri. È stato possibile organizzare delle osservazioni parallele degli oggetti celesti. Nel caso specifico abbiamo utilizzato le apparecchiature per puntare il sole o la luna, quindi diciamo oggetti facilmente comprensibili dai più nell'ottica appunto della didattica e della divulgazione. Utilizzando un'infrastruttura di streaming, ciascun utente che si recava sul nostro sito, sul portale del progetto, aveva la possibilità, non potendosi recare in un osservatorio, di visualizzare effettivamente quello che i telescopi stavano inquadrando in quel momento. Le attività di didattica e divulgazione ci hanno consentito, utilizzando anche in alcuni casi le lavagne interattive multimediali e i sistemi di videoconferenza, di erogare contenuti, quindi lezioni didattiche in ambito astronomico a diverse scuole del Piemonte. Questo ci ha consentito di capire che in realtà i temi dell'astronomia, contrariamente a quello che uno potrebbe magari pensare, sono di forte interesse. Con la fine del progetto finanziato da Regione Piemonte, in realtà non finiscono le attività. Essendo uno degli obiettivi del CSP effettuare trasferimento tecnologico verso le imprese e non solo, tutto ciò che è stato creato all'interno del progetto verrà trasferito all'INAF OATO, quindi l'Osservatorio Astronomico di Torino. Il progetto Astronomia in Rete è stato un grosso progetto e dobbiamo dirne grazie anche alla Regione Piemonte che l'ha supportato con dei finanziamenti. Il portale astro.csp.it è tecnologicamente all'avanguardia e ci è servito anche noi come osservatorio astronomico per acquisire conoscenze a livello informatico. C'è stato tutto un trasferimento di know-how da parte del CSP a noi. E con questo know-how trasferito, con le esperienze fatte di lezioni online per Astronomia in Rete, abbiamo riorganizzato un secondo portale, stavolta più diretto verso la didattica, che è Cielo a Scuola o ATO INAF IT. Nasce un po' come una costola di questo progetto di Astronomia in Rete, perché proprio sull'esperienza già fatta di comunicazione, di lezioni online che si sono state fatte in Astronomia in Rete, abbiamo provato a portarlo a un livello più elevato di didattica rivolto ai docenti e speriamo anche qua di avere analoghi risultati come quelli che abbiamo avuto con Astronomia in Rete.